Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Questa sera ci troviamo in un luogo davvero entusiasmante, emozionante per la sua bellezza paesaggistica, ossia siamo al castello a Maratea Superiore ed è un posto che nasconde davvero meraviglie in ogni suo angolo che andremo a vedere nel corso di questa puntata. La zona dove ci troviamo adesso è esattamente quella di Maratea Superiore. Potete vedere i ruderi di queste abitazioni che hanno costituito il primo nucleo della città di Maratea, sorto chissà magari all'epoca delle colonizzazioni greche. Ricordiamo infatti che il termine Maratea deriva dal greco marathon, che significa terra di finocchi, con il chiaro riferimento all'abbondanza di queste piante in giro per Maratea. E come potete vedere da qui la vista è mozzafiato. Questa che potete osservare qui è la Basilica di San Biagio, Basilica Pontificia, che contiene al suo interno le reliquie di San Biagio, Vescovo e Martire, in particolare la cassa toracica del Santo. E c'è anche all'interno della Regia Cappella, costruita con il patrocinio del re di Spagna, perciò Reggia, c'è la statua che viene portata in giro durante la processione della festa patronale. Questo è il piazzale intitolato a Monsignor Domenico Damiano e da qui possiamo osservare anche una pregevole vista di Maratea dall'alto. Ecco, potete vedere appare il centro storico e tutti i suoi rioni, le sue contrade. Come potete vedere il centro storico si staglia proprio alle pendici del Monte San Biagio, in una posizione protetta che non gli consentiva di essere avvistato dal mare e quindi dava una grande protezione dagli attacchi dei pirati saraceni. E lì potete osservare l'eremo della Madonna degli Ulivi o della Neve e subito dietro di lei c'è una montagna spaccata. La leggenda narra che in epoca antichissima, addirittura probabilmente nel Cretaceo, un fortissimo terremoto colpì la zona spaccando in due la montagna. Ma il culmine di questa nostra visita a Maratea Superiore lo rappresenta la statua del Cristo, che adesso andremo a vedere da vicino. La statua del Cristo Redentore è stata costruita per volere del conte Stefano Rivetti di Valcervo ed è stata eseguita dallo scultore fiorentino Bruno Innocenti. La statua è stata completata nel 1965, quindi 4 anni fa ha festeggiato il suo 50° compleanno ed è posizionata nel punto più alto, più maestoso di questa montagna. Vedete il panorama da qui, è davvero mozzafiato. Quello che sorprende osservando da vicino questa statua sono le braccia e a fare da cornice a questa meravigliosa statua c'è il meraviglioso scenario del Golfo di Policastro. E così si conclude il nostro piccolo viaggio alla scoperta delle meraviglie di Maratea Superiore. Grazie per averci seguito, arrivederci.